Buongiorno a tutti, ritengo opportuno fare questo video per comunicare che dei 270 tamponi effettuati, solo tre nostri concittadini sono risultati positivi al Covid, sono già stati informati e quindi sono nelle proprie abitazioni in isolamento fiduciario. A loro la comunicazione è che per qualsiasi cosa possono contare sull'amministrazione. Gli altri che sono negativi potranno, diciamo, ritornare alla vita di sempre. Nei prossimi giorni verranno effettuati ulteriori 40 tamponi domiciliari ai soggetti che non si sono potuti recare domenica mattina presso il Palazzetto dello Sport. A loro un grande in bocca al lupo con la speranza che risultino negativi. Questo dato positivo mi ha portato a revocare con effetto immediato l'ordinanza restrittiva che ho emesso nei giorni scorsi, per cui si potrà ritornare a fare attività sportiva nei centri ludici, nei centri culturali, insomma, ritorniamo alla vita normale, però ribadisco la necessità che tutti quelli che sono stati messi in isolamento fiduciario dall'ASL permangano nelle loro abitazioni e soprattutto che nei luoghi pubblici, anche aperti al pubblico, ci sia l'utilizzo della mascherina. Piazze, giardini, locali commerciali, non solo, in tutti questi luoghi bisognerà utilizzare la mascherina. E la raccomandazione principale ai gestori dei centri sportivi di misurare la temperatura a tutti gli utenti e gli sportivi che vi hanno accesso. Per il resto, continuiamo, andiamo avanti, usiamo la massima cautela, in bocca al lupo a tutti e buona giornata.